Io dopo stasera ve lo dico con il cuore in mano, mi dispiace, l'ho già detto in live su Twitch, ma mi arrendo. E io dico che mi sono rotto il cazzo proprio di guardare e di crederci. Io mi arrendo ragazzi perché non ne posso sinceramente più. Non ne posso sinceramente più di vedere ste robe, ragazzi. Cioè tu in questo girone di ritorno hai buttato 7 punti. 7 Da punti pazzi, da tra pazzi. Spezia, Salernitana e Udinese. Siamo dei folli. Siamo Folli. dei folli. Siamo ridicoli. Purtroppo non c'è altro da dire. Cosa vuoi dire? Cioè, allora, voi potete dirmi ovviamente che l'arbitro oggi è stato terrificante, il gol di mano, arbitraggio indecente, e sono assolutamente d'accordo con voi. Ma non puoi attaccarti a queste cose dopo una prestazione di questo tipo. Non puoi. Semplicemente non puoi. Hai chiuso il primo tempo in vantaggio. Avevi già fatto schifo facendo un primo tempo veramente, ragazzi, insignificante. Cioè, e hai la fortuna di chiuderlo in vantaggio. Cioè, ma nonostante tutto, tu riesci ad una squadra di Fabbri, Ferrai, una squadra che sa solo menare e perdere tempo. Cioè, tu sei riuscito a dare il pallino del gioco a questa squadra per 20 minuti. Tu per 20 minuti sei riuscito a farti mettere sotto da questi qua. Non ti meriti un cazzo. Questo è. Raga, che devo dire? Che devo dire? Non c'è niente da dire. Proprio una prestazione vergognosa. Non giochiamo più a Cioè, tu calcio. non ti meriti un Niente. cazzo. Non ti meriti niente. Noi avevamo una qualità. Una. Eravamo quelli che giocavano meglio degli altri, sempre. Non riusciamo più a giocare, non riusciamo più cioè, a fare, non dico il risultato, tralasciamo il risultato, la prestazione. Dici le squadre che si chiudono le soffri, ho capito, eri in vantaggio. Con lo Spezia eri in vantaggio, a Salerno eri in vantaggio, stasera eri in vantaggio. Non vale più neanche sta regola. Non vale più neanche sta regola. Tu sei passato in vantaggio in Per due tutte e tre volte. le partite. Le vincevi tutte e tre, le hai buttate tutte e Fa troppi pochi tiri, tiriamo tre. Non pochissimo, creiamo un non si creano cazzo. occasioni, non Non si crea creiamo un niente. cazzo e alla prima palla mezza cazzo di cane prendi sempre gol e la gente in area che non marca. Romagnoli dov'è? Cos'è? Cosa fa Romagnoli? Cosa Io fai? non capisco se è paura, se non lo so, se il fatto che siamo primi ci intimorisce, ma è una vergogna questa. Cioè, invece di pensare in prospettiva, avere questa opportunità di coglierla, noi andiamo indietro. La cosa vergognosa è proprio questa. Noi non riusciamo veramente a dare la stoccata finale, perché se oggi vincevamo, era veramente importante avere la classifica. Il risultato a favore, tu ti fai pareggiare così, in una maniera così meschina, perché è colpa tua. La verità è che è colpa tua, quindi io non voglio, non riesco neanche a dire parola all'Udinese che è la nostra bestia nera e lo sarà sempre, ma è colpa tua, cioè tu non hai giocato a calcio al secondo tempo, hai smesso di giocare, stop. Sempre. E comunque sia, vorrei dire una cosa, forse quando è entrato Saelemaekers qualche accenno di gioco Sì, c'è qualche stato, minimo perché proprio inizio. con Messias Ma Brahim nella tre parliamo proprio di quarti. però di va di miserie Di umane miserie umane, stiamo magari c'era parlando, qualche passaggio nella tre quarti, ma quando c'erano Brahim e Messias, proprio una vergogna incredibile, non riuscire a fare un'occasione. La verità è che tutti go i gol che abbiamo fatto nelle ultime giornate, correggimi se sbaglio, sono stati tutti gol nati episodici. da individualità, Sì. da azioni individuali, non da squadra. Noi non giochiamo più da gennaio. Io non so più che dire, veramente. Non so come si potrà risolvere questa situazione, ma comunque è veramente un peccato, è Non è che c'è veramente un da peccato. risolvere adesso, una volta per tutte, cioè nel senso, ti sei messo di nuovo, una volta per tutte, con le spalle al muro. Se a Napoli perdi, basta, fine, finita, andata, e devi iniziare a guardare l'Atalanta.
perché adesso ora devi iniziare a guardarti veramente lì dietro. Perché qua ogni volta era il discorso dei disfattisti e per carità lo erano, però cioè, ormai che devi fare? Cioè, se l'Atalanta vince, veramente ce l'hai attaccata Dai, al che peccato, culo. hai pure la fortuna di non giocare le coppe e poter preparare le partite per una settimana, le prepari così. Io Cioè, dico, non lo veramente, no, so. e questa comunque è dedicata a tutti quelli che, no, usciamo dalla Coppa Meglio, Italia, meglio. usciamo dalla Champions, usciamo da quello perché così abbiamo una partita a settimana. Sì. Hai avuto 2 settimane per preparare Salernitana-Milan e Milan-Udinese. Questo è il Una risultato. peggio dell'altra. Questo è il risultato. Una peggio dell'altra. Una peggio dell'altra. Tutte e due. Delle prestazioni indecenti, dei giocatori che non esistono più, che sì, non esiste più, non si capisce cosa fa, è inutile, è uno che pascola per il campo, inutile. Come lui, Brahim Diaz ormai non si sa veramente Quello che più segna col quello che segna braccio. col braccio, però Quello che fa ripeto, non pazzo. deve essere una scusa, questa sera non deve essere una scusa. Perché questa era una squadra che veramente, cioè tu sei riuscito a farti mettere sotto dal punto di vista del Voglio gioco, uccidermi, ragazzi. dall'Udinese. Dall'Udinese! Ti hanno messo sotto! Ma di che si sta parlando? Io sono avvilito, io sono avvilito e mi arrendo, lo dico con il cuore, mi arrendo, io stasera mi arrendo ufficialmente, io stasera ho avuto la conferma che anche quest'anno non vinceremo un cazzo, punto. Uno dice ci crede, vuole continuare a crederci, sì, va bene, continuiamo a crederci, l'Inter anche se le vince entrambe ha comunque solo 3 punti di vantaggio, ma dove vuoi andare? Se le tue prestazioni sono queste, dove vuoi andare? È un Dove? peccato, è un Dove peccato. vuoi andare? Magari l'Inter stasera poteva lasciare punti che il Genoa si doveva salvare, tu sei lì sempre ad arrancare. La verità è che non abbiamo lo status per poter competere Non a questo abbiamo la campionato. Non abbiamo la testa, testa, non è abbiamo la questo. Non abbiamo la testa, perdono la testa. testa, questi perdono la testa, ma io in 2 settimane posso vedere una squadra in queste condizioni. C'è una squadra che si gioca lo scudetto in queste condizioni mentali, Dai, Giroud, che che non basta ce la fa. l'avversario che fa due passaggi, cioè, e ti squagli, ma in questo modo. Veramente incredibile. Indecente, ragazzi, una roba indecente, Non si tiene pessima. una palla, là davanti Giroud, una partita anonima. Una volta che c'era il momento della partita in cui avevamo bisogno di tenere delle palle avanti, perché magari loro pressavano alto. E Giroud ha tenuto una palla, una persona di 1,90 m deve fare questo lavoro. Infatti ha fatto benissimo per me Pioli a levarlo e mettere Sì, Rebic. però anche lì, no, io lì non sono d'accordo, ad Per me esempio, sì, perché tu perché il finale l'hai giocato letteralmente senza un riferimento Ma la verità è che offensivo. ha messo Rebic, Pepe, loro hanno segnato subito. Magari la partita sarebbe stata diversa, ma in quel momento secondo me ci stava. Sì, però fatto sta che poi alla fine, una volta che pareggiano loro, hai dovuto andare a mettere Maldini. Il tuo cambio poi, una volta che loro pareggiano, tu hai dovuto mettere Maldini È e stata quindi hai levato sfortunata. Giroud. Anche Ottima idea quella. parentesi, il gol dell'Udinese Complimenti. nasce da una rimessa laterale, che è la cosa che odio di più. Cioè, lo dà una rimessa Abbiamo laterale. sfruttato malissimo tutte le palle inattive. Ogni calcio d'angolo, ogni punizione battuta malissimo. Ma stiamo scherzando? Ma queste cose si devono provare e riprovare. Hai tutto questo No, tempo ma ripeto, c'è cioè e due provi schemi settimane. Cioè, vergognosi. tu hai avuto 2 settimane per No, preparare basta. e hai preparato sta roba qua. Una Due cosa indecente. settimane, cioè 2 settimane a preparare ste partite. Hai avuto solo questo. Solo questo hai avuto. E hai giocato in questo modo. Cioè, per me la cosa veramente terrificante è quella. Perché se tu ste partite le pareggi come hai pareggiato, che ne so,
Milan-Parma dell'anno scorso, ecco, guardate che devo andare a risalire all'anno scorso, in cui fai 20 tiri in porta e non vinci la partita e gli avversari ti fanno due tiri e segnano. Cioè, se pareggi in questo modo, ragazzi, ok, capita, è l'episodio, ci sta, ma tu non puoi pareggiare offrendo ste prestazioni. Cioè, a me, cioè io lo ripeto, al di là del risultato, è la prestazione e come arriva. Veramente il gol nostro è stata l'unica pura Non ci occasione da so, cioè, gol che non c'è ci sono stata. scusanti. Veramente. Non ci sono scusanti di nessun tipo. Soffri le squadre chiuse, eri passato in vantaggio in tutte e tre le partite. Le vincevi tutte e tre. E non ne hai vinta una. Raga, io vi auguro una buona serata perché per stasera meglio che la chiudo. Buona continuazione a tutti. E niente. Ciao.